Presidente, da dove iniziamo? Dal mercato, dalla partita col Savona, da quella con l'Ascoli, di cui già si parla? Noi iniziamo che stasera ci siamo dati gli auguri, che è la cosa più importante della stagione. E poi dobbiamo pensare che possiamo anche sognare, se domenica facciamo risultato col Savona e poi andiamo ad Ascoli e può succedere di tutto, possiamo anche diventare campione d'inverno, quindi almeno sogniamo, non si avvererà sicuramente, però io sogno e quindi mi piace sognare. Presidente, parliamo anche di mercato, perché nelle ultime ore circolano diverse voci, soprattutto su Donnarumma. Vogliamo tranquillizzare i tifosi? Donnarumma resterà a Teramo almeno fino a giugno oppure no? Ma Donnarumma resterà a Teramo a meno che non arrivi un'offerta talmente importante che a quel punto tutto può accadere, ma credo che ancora non si fanno sentire niente di tutte queste voci che appaiono sui giornali, e quindi Donnarumma è un giocatore del Teramo e spero che anche domenica faccia gol, perché il suo mestiere è fare gol e noi siamo più contenti di tutti. Con il Teramo si sta allenando da qualche giorno Di Matteo, a che punto è la trattativa? E poi corre voce che insomma il Teramo potrebbe pescare anche nel mercato estero. Sicuramente Di Matteo potrà essere un nuovo rinforzo, perché abbiamo bisogno di esterni bassi, e poi sicuramente qualche altra cosa avverrà, ma sicuramente prima che avverranno altri acquisti ci saranno delle uscite sicuramente. Uscite, Buonaiuto potrebbe essere una di queste? Ma sicuramente Buonaiuto con questo modulo troppo non si trova, e potrebbe essere anche Buonaiuto uno di quelli che sicuramente andrà via, però non è questione di Buonaiuto o altro. La squadra è stata allestita in un modo, oggi è allestita in un altro modo, e quindi stiamo trovando delle pedine giuste per questo modo nuovo che sta adottando il mister.